hai capito? Se no non si lavora, se non giri moneta, non fai un cazzo. Se non giri moneta, non fai un cazzo. Ma no, tu dici, concedi culo a quello. No, aspetta, tu, allora, tu non sei né commerciante né imprenditore, quindi non puoi capire. Ehi, no? Non puoi capire solo una cosa, ci ha fatto 40 anni e ha pagato il tasso. Tu guarda, tu devi guardare a te. Tu devi guardare a te. Ehi, no? Come fanno gli altri? Non devi guardare. Se non ci sono questi, la moneta non gira. Altro che crisi. Ehi, no? Mi interessa soltanto il mio. Si deve, non quando posta bravo. Ah, ecco, bravo. Così, così è il modo sbagliato di ragionare. Questo è il modo sbagliato di ragionare. Basta che sto benissimo bene tutti. E non è così. Basta che sto benissimo, basta che mangio io. Sono benissimo tutti. Basta che mangio io, sono a posto tutti. Questa è l'idea più sbagliata che esiste. Questa è l'idea più sbagliata che esiste. Tu perché non lo lavori? Perché non lo lavori? Lascia io, ragazzi, no, io dico tu per dire, lascia perdere tu per dire, lascia io dico te per dire chi non lavora, io faccio sempre così. Perché la stagione, non si lavora. Non è per me, non si lavora. Tu, perché non lavori? Il politico piglia 100.000 euro a me. Lascia perdere il politico. Come lascia perdere? Fallo di tasse e poi inizia a devo da mangiare a questi vampiri qua. 100.000 euro, sai sono 100.000 euro? Sai quanti operai paghi con 100.000 euro? Ma se tu nel piccolo non si apporta. 100.000 euro al mese, paghi la bellezza di un operaio che ha 2.000 euro al mese, ne paghi 50 con tutti i contributi. Tipo 40 euro, ti dà 1.400 euro. Io ti dico, un operaio che lavora mo', appena assunto, ne pigli 50 le pigli con 100.000 euro. Un politico deve essere un uomo per il popolo, non deve essere il contrario. È un uomo per il popolo, non deve essere il contrario. Io vado a me, basta che sto a posto, sì, è bravo, è bravo, sì. E che politica sociale è? Che politica sociale è? Ti ho fatto una domanda, perché non mi rispondi? Cosa? Io ti ho fatto una domanda. Lasciamo aperta la gente. Tu sei imprenditore? Mi fai fare? Sei un commerciante, puoi capire che cosa vuoi. Ma come cazzo, tu non dico puoi sbagliare, dove no? E io non sto dicendo che nessuno deve sbagliare, ma qua si tassano così tanti commercianti, è normale che qualcuno ne vale, è normale. Lo fanno i grossi imprenditori che sono dei suca minchia. Le suca minchia, 100.000 euro senza fare niente, 100.000 euro mese senza fare niente, quando non lei fa le cose porno dormono, ma stiamo scherzando, a dormire. Io ti pago 100.000 euro per mettere a dormire, sai Obama quanto guadagna? Obama, il presidente degli Stati Uniti, il più potente del mondo, sai quanto guadagna? Guadagna 65.000 euro all'anno, e quello è l'uomo più potente del mondo, l'uomo più potente del mondo, 65.000 euro all'anno. Fa un politico di merda, vale 50.000 al mese. 50.000 al mese! Non abbiamo votato. Non abbiamo votato nessuno. Non è da nessuno, non è quelli coglioni. Bisogna fare un colpo di Stato, un colpo di Stato, armato, armato di mia, quelli coglioni. Quelli dei coglioni. Se non votiamo nessuno, facciamo la fine della Grecia. Non votiamo nessuno, c'è la fine di Grecia. Dobbiamo mettere in mita in mano tutti quanti, in mita in mano tutti quanti, a me ne fa il culo. Andare a Roma e tagliare tutto qua. Bombe, via. Adesso sono fatti i comunisti, hanno detto del cazzo di merda, e invece di dire cazzo di merda non ce la facciamo noi. Non ce la facciamo noi, e che siamo fuori? Siamo un po' un pezzo di sciuro.